Piparo è in anticipo? Sì, è venuto per sistemare l'affare Scapece, ma è moscio, è moscio. Guarda, guarda come si comporta con tua zia. Le aspetta che lui si decida, ma lui non si decide. Oh, Piparo! Oh. E Caterina, e che fagli seduta? Ma fai entrare Piparo! Ma se va a riposare non va, che cosa fa? Piparo! Buonasera! Mamma mia, com'è lungo. È Piparo. È moscio, è moscio. L'avvocato Piparo. Oh, finalmente Piparo. Buonasera. Buonasera. Permesso? Ma luato sto coso, luangarete a me, mi impressiono. Buonasera, commendatore. Buonasera. Dottoressa. Ogni tanto ci vediamo, avvocato. ha portato quelle carte, Piparo? Sì. Bene. Ah, Chiara. Sì. Auguri per la tua laurea. Grazie, avvocato, molto gentile. Allora, Piparo. Sì, era bene. È allora. La terza, un fenomeno questa ragazza. Da chi avrò preso non si sa. Io pure ho tre lauree. Complimenti. Oh, santa pace, Piparo. Dottoressa, vado a portare la torta in cucina. E poi non dite che non faccio niente. Ma vogliamo parlare dell'affare Scapece? Sì, Michele Scapece. E chi è Michele Scapece? Ah, il figlio di Emanuele, il padre era un mio fraterno amico. Oh, ma sono storie di 30 anni fa. Ma quando venimmo a Milano 30 anni fa, un amico valeva oro e chi teneva metteva. Ma lui non metteva perché non teneva. E capirai, vedovo con un figlio a cui badare, il primogenito. Gli altri l'aveva dato in affidamento ai parenti, sparsi un po' qui, un po' lì. Ma se avessi avuto i mezzi... Tu non l'avresti mai accettato, aiuti, ti conosco. Lo conosco. E l'amicizia? Ma te ne stai facendo una malattia di questa amicizia. Ma non vuoi capire che quel poveretto è morto senza un soldo e io sono diventato ricco? Lui mi ha dato la sua amicizia e io voglio ricompensarlo. Come? Aiutando suo figlio. È diventata una fissazione. Quel bambino aveva 9 anni quando il padre morì. No, voglio che sia felice per tutto il resto della sua vita. Scusate, qualcuno vuole spiegare pure a me cosa sta succedendo? Tuo padre ha deciso di aiutare il figlio del suo amico trovandogli un lavoro. Lo ha rintracciato attraverso un'inserzione sul giornale. E lui adesso viene qui. Stasera? Sì. Ma va bene, zia. Ma qual è il problema? Vorrà dire che avremo un ospite in più. Sì, però venga qui. Lei gli ha spiegato di venire in smoking perché c'è una festa. Non vorrei che si trovasse in difficoltà. Ho provveduto, commendatore. Bene. 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 Bene, bene. Ma che bene. Uno sconosciuto. E chissà che fame avrà. Io ho ordinato solo 30 pizzette. Ma che facciamo i missionari? Zia, è il solito sentimentale. Papi, tu non cambierai mai. Perché dovrei cambiare? Alla mia età non si cambia, no. Vero Piparo? Sì, commendatore. Tu invece? Ah, papà, non ricominciare. Dovresti sistemarti, vero Piparo? Sì, commendatore. Vuol dire che dovrebbe mettere al mondo dei figli e sposarsi. No, prima sposarsi e poi mettere al mondo figli. Vero Piparo? Beh? Ah sì, commendatore, certo. È moscio, è moscio. E allora, papi, ti farà piacere sapere che stasera potrai fidanzarmi? Oh, fidanzarsi? Ma davvero, con chi? È venuto qui per questo, Amedeo Costa. Costa, per carità. Ma io non gli ho ancora dato una risposta. Ah, non mi interessa quello che gli dirai, basta che tu gli dica di no. Non gli dar retta, digli di sì. No, sì, no, sì, no, sì. No. Ah, ne riparliamo un'altra volta, va bene? Sì, è vero, adesso abbiamo ospiti. Sì, zia. E noi dobbiamo farci belle. Sì, è vero. Noi dobbiamo farci belle, belle, belle. A proposito, Chiara, dimmi, puoi prestarmi i tuoi trucchi? Perché li ho finiti proprio ieri. Zia, sono 3 anni che mi dici e li ho finiti proprio ieri. Davvero? Oh, ma tu guarda, sono già passati 3 anni. A più tardi, avvocato Piparo. Pazza idea di farlo.